Buongiorno, buongiorno e bentrovati a una nuova puntata del Pungiglione. Buon lunedì a tutti, buon inizio settimana. Oggi parliamo di bellezza e lo facciamo con Maria Giorgi, benvenuta. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora Maria, tu fai parte del centro estetico di Castel di Lama Softly. Sì, è il mio centro estetico e sono nel settore da circa 30 anni e sono titolare da diverso tempo. Com'è andata? Com'è stata, innanzitutto, com'è nata questa passione per l'estetica e poi il passaggio ad aprire un centro proprio? Allora, la passione nasce un po' con me, per cui fin da piccolo ho sempre pensato di occuparmi del benessere e della bellezza. Per cui ho iniziato fin da prestissimo, quindi oramai sono abbastanza grande per dire che ho fatto una bella somma nel tempo e quindi una bella esperienza a livello professionale, quindi questo si avvale e sicuramente mi darà un valore aggiunto, certo. Verso oggi, posso dirlo, verso la mia attività. Hai delle collaboratrici? Sì, ho delle mie collaboratrici con le quali lavoriamo, ci occupiamo dei nostri clienti a 360 gradi per quanto riguarda la nostra attività. Escono sempre cose nuove, quindi anche voi dovete aggiornarvi in continuazione, sì. Dalle mani a cerette, cose varie. Diciamo massaggi. Che sicuramente sì, questa è un'estetica di base, sì, e quindi dei servizi base che quindi comprende tutto quello che dipende da manicure, pedicure, varie depilazioni, con epilazione, che oggi è la cosa più valida e giusta, è il nostro fantastico laser. Che ha preso il posto la luce pulsata, sicuramente è un mezzo di depilazione molto, molto più raffinato, molto più rispetto veloce, alla luce pulsata, decisamente molto più concreto, ed è il nuovo mezzo proprio di depilazione, è la soluzione ai nostri peli. Sai, quindi è una cosa che funziona davvero? Sì, funziona decisamente, è un servizio ottimale. Poi si fanno le varie differenziazioni, però è un servizio per quello che è effettivamente. Senti, mentre i prezzi sono alti? No, è su base nazionale, oggi i prezzi sono standard. Sono standard, per cui è un trattamento che tutti possiamo permetterci, logicamente, facendo le varie valutazioni, però sono trattamenti alla portata di tutti, garantito, è garantito anche il risultato. Ah, perfetto. Sicuramente con una valutazione professionale, però è quanto. Senti, parliamo di una zona piccola, ad esempio il baffo, no? Quante sedute ci vogliono? Sì, diciamo che per quanto riguarda il viso, visto che è una parte esposta e molto sensibile a quello che sono le risposte ormonali, dobbiamo dire che occorre nel nostro viso più che del corpo. Il corpo come trattamenti a volte vanno qualcosina in meno come trattamenti ripetutivamente, mentre per il viso diciamo che occorre qualche volta in più. Qualche seduta in più per il baffetto rispetto, sì, magari però, una zona più ampia. Sì, sicuramente sì, però è una cosa comunque accettabilissima, sia come organizzazione, come tempi e come abbiamo detto prezzi, tranquillamente. Ecco, e varia molto, posso dire con tutta tranquillità, siamo su una media di 10 trattamenti, che poi è un trattamento mensile se vogliamo, è sempre poi comunque valutabile, rivalutabile. Nel senso, fa male dopo magari due settimane vedere che si ha il bisogno di una nuova seduta, si può fare oppure conviene comunque aspettare? Allora, no, l'epilazione va fatta rispettando proprio la mensilità, diciamo, perché si rispetta la ciclica fisiologica. E non è che faccia male, per carità, è una situazione che va valutata con l'operatrice e con, certo, la cliente, ok? In genere però si fa così come ho detto. Altra domanda, sempre sul laser. Faccio una seduta di laser, magari in quel lasso di tempo di un mese posso rifarci la ceretta sopra, no, oppure non si tocca? Non si fa l'epilazione con la ceretta. Però come fai? Si epila con un rasoino, questo, non si tocca più ceretta, cioè, si fa il laser proprio perché si è trovato un mezzo di epilazione non traumatica quando la ceretta, certo. Per cui questa è la soluzione ai peli. Okay. Non si tocca con cerette. No. E neanche con altri mezzi di pinzette, né altre cose. Senti, è un servizio che chiedono le donne ma anche gli uomini. Sì, è un servizio che viene chiesto da tutti, donne e uomini, e la mia clientela è anche prettamente uomini. Guarda, io maschile. Mi sono dilungata tantissimo sul laser, ho capito che è una che mi interessa. Che può interessare, comunque certo. Interessa a tutti a tutte. Noi. È una grande soluzione, sì, questa fantastica. È una delle soluzioni veramente effettiva, cioè radicale se vogliamo dire proprio così. Poi certo,
è sempre valutabile, però sicuramente un risultato eccellente a tutti. Fantastico, è da provare. Questo sì. Poi mi occupo di altro, insomma. E poi ne parliamo fra pochissimo, mandiamo un po' di musica qui a Renove a Pungiglione e torniamo subito dopo con Maria Giorgi. Ed eccoci, eccoci di nuovo in diretta con il Pungiglione e torniamo a parlare di bellezza con Maria Giorgi del Centro Estetico Softly di Castel di Lama. Allora, abbiamo parlato tantissimo del laser, ma parliamo anche di altro, perché non fate ovviamente solo quello nel vostro centro estetico, ma vi occupate anche di benessere e trattamenti per il viso, per il corpo. Sì, proprio in questo momento è questo il periodo più adatto, quindi prendersi cura di quello che è il viso, perché abbiamo coperto un pochino il corpo per un breve periodo, certo. Così adesso ci prendiamo cura del nostro viso, cosa fondamentale. Infatti abbiamo in questo periodo inserito un nuovo trattamento, che è un trattamento con ottimi attivi, con degli attivi nuovi, che serve proprio per dare migliore ossigenazione al viso, è un rinnovamento cutaneo eccellente, anche anti-age, schiarente, un antiossidante, insomma, con un protocollo lavoro veramente ottimale. E in questo momento è un momento anche nel quale io ho sviluppato tutto questo progetto, e quindi ci sono settimane importanti che mi applicherò particolarmente a questo, per cui se uno volesse raggiungerci. E nello specifico dove vi trovate? Ci troviamo a Castel di Lama, è in via Po numero 30, e potete comunque anche visitare la nostra pagina, per cui la pagina su Facebook. Quindi vi daremo lì anche altre informazioni. E siete aperti dal martedì al sabato? Sì, siamo aperti dal martedì fino al sabato e sono, torno a ripetere, attivi molto eccellenti. Perciò si chiama comunque anche M-Pen, comunque molto vicino a quello che è il, anzi proprio posso proprio dirlo, che sono gli stessi attivi che viene applicato anche nel campo proprio medico estetico. Logicamente non lo applichiamo a livello utopico e ci avvaliamo di alcuni strumenti perché le soluzioni possono così veicolare meglio. Quindi oltre a questo facciamo comunque, ci avvaliamo anche di attrezzature estetiche importanti che possono comunque portare un miglioramento maggiore a tutto ciò. Quindi ecco, possiamo parlare anche della radiofrequenza, possiamo andare a parlare anche dell'ossigeno, insomma. Quindi sono trattamenti coadiuvanti che vanno applicati, che vanno insieme a quello che può essere un'applicazione di soluzioni con attivi. Senti, possiamo dire che è un'evoluzione della semplice pulizia del viso? Allora, sicuramente sì. Allora, la pulizia del viso è la porta d'ingresso, perché è un po' quel trattamento di apertura, perché va dalla protezione al peeling, alla rimozione dei comedoni, e poi ovviamente si va sullo specifico per l'esigenza del cliente. Comunque ci sono diversi trattamenti il centro ospita, quindi questo in particolare è sicuramente un trattamento che è rivolto a una clientela un pochino più grande, più adulta. Certo. Però se vogliamo parliamo anche di trattamenti detossinanti, ridratanti, mineralizzanti anche per ragazzi giovane età, perché in presenza di comedoni e via dicendo, quindi che va a lenire, a decongestionare la fase ormonale puberale. Capito. Invece in questo periodo qualche massaggio specifico per il corpo sono diversi, no, rispetto a quelli dell'estate, trattamenti che vengono fatti adesso in autunno, inverno? Sì, diciamo che comunque io prima ho detto adesso ci copriamo, ma in realtà però ci dobbiamo sempre tenere in forma precise. Ecco, diciamo che dobbiamo sempre tener cura di noi, quindi si fa un lavoro in parallelo. E la cosa più bella e importante è mantenere un bel corpo sempre idratato e rigenerato, cioè idratato. Quindi ecco, è consigliabile in questo periodo fare degli scrub, come si dice, dei peeling, fare anche della sauna, proprio per mantenere idratato il tessuto e ossigenato, e quindi anche questo va ad agire e a mantenere un po' supporto a livello circolatorio, quindi con le nostre condizioni di ritenzione e quant'altro, ma anche di una buona tonificazione. E poi su questo possiamo aprire anche altri argomenti, però sì. Insomma, diciamo che ce n'è per tutti. Vabbè, è una base per iniziare almeno. E per mantenersi sempre sull'onda, perché è un discorso molto importante, cioè sentirsi bene, mantenere un benessere veramente psicofisico, per cui è, certo. È l'ottimale della vita, diciamo, visto che le condizioni quotidiane sono abbastanza pesanti, per cui insomma
dobbiamo prenderci cura di noi, possibilmente, nella propria possibilità e quantità, nel tempo e di... Un attimo libero. Sì, un attimo libero, però ritengo che il tempo libero, la parte, dobbiamo in qualche modo prenderla, perché altrimenti nessuno ce la dona. E questo è una forma di rispetto di se stessi. Questo ritengo che sia la cosa più importante. Parlare con te è bellissimo, ma il tempo vola. E quindi noi ascoltiamo un po' di musica e ci sentiamo fra pochissimo. Grazie davvero, grazie mille. Grazie a voi. Ci siamo tornati in diretta con il Pungiglione e continuiamo a parlare di bellezza ed estetica con Maria Giorgi. Maria, un'ultima domanda prima di lasciarti andare. Vorrei parlare un po' di più dei trattamenti adesso che riguardano il corpo. Sì, allora, per dimmi tu tutto quello che posso sapere. Diciamo che farò una bella panoramica. Allora, per quanto riguarda il corpo, è una valutazione che si fa sempre molto soggettiva e personalizzata, e tutto insieme a me, insieme al team, la mia operatrice, ci prendiamo veramente cura valutando la propria personalizzazione. Torno a ripetere questa cosa proprio perché l'obiettivo finale deve essere ben mirato e non può essere così generalizzato. E con questo ci avvaliamo, diamo suggerimenti per quanto riguarda lo stile di vita, ci avvaliamo anche di collaboratori, anche di medici specializzati nel settore, e così facendo sicuramente si arriva a una soluzione di grande migliorativa proprio, e fin quando si lascia soddisfatto così il cliente, quindi non si lavora a standard per lui. Ogni cliente ha un proprio trattamento, ogni cliente donna ha proprio un trattamento, e si fa proprio un trattamento specifico, dando proprio una grande importanza a quelle che sono le proprie esigenze. Quindi utilizzo anche un termine un po' particolare, no? Un po' diciamo omeopatico, significa che è proprio l'individualizzazione dell'individuo, la personalizzazione dell'individuo proprio, e quindi questa è la cosa migliore per avere il risultato che ognuno di noi magari stiamo cercando. Senti, quali sono le domande più frequenti che le tue clienti ti fanno, magari i loro dubbi quando devono iniziare un trattamento, cosa chiedono e cosa vogliono? Allora, quello che chiedono se riescono ad avere questo risultato che tanto cercano. È logico che io so benissimo che seguendo un protocollo lavoro personalizzato questo è l'obiettivo, cioè questo è il percorso che le persone devono fare, cioè so che facendo questo percorso si riesce ad ottimizzare e raggiungere quell'obiettivo. Cioè questo lo chiedono, la certezza c'è perché ho una conoscenza in materia, logicamente ci deve stare la collaborazione a 360 gradi, adesso dico 360 gradi, è molto ampia la parola, però un regime di vita e seguire quello che sono il suggerimento, il lavoro in cabina, il lavoro a casa, porta a questo risultato. Eh sì, è questo. Possiamo dire che non è un semplice centro estetico, anche molto di più, c'è anche questo rapporto di empatia, no? Che si crea. Esatto, l'empatia con i ci deve proprio stare, perché altrimenti se non c'è l'empatia non si scende a conoscenza di che cosa si vuole, che cosa cerca il cliente. E la cosa più importante, il cliente deve capire chi ha davanti, e avendo davanti una persona che sa cosa ti sta proponendo, nella credenza assoluta, e quindi voglio dire c'è questo tipo di riconoscenza e collaborazione, perché ambedue le parti ci deve essere, e si arriva a ciò. Si arriva a così. Maria, grazie mille, ti devo bloccare, ti faccio un'ultima domanda per chiudere, un po' più banale diciamo. Poi ovviamente oltre a questi trattamenti anche una donna ci tiene a essere sempre perfetta, e si parte anche dalle mani, i piedi, e ovviamente voi vi occupate anche di questo, molto più semplice rispetto a tutto il resto, ma comunque importante. No, sono importanti un po' tutte, come importante comunque anche la manicure e pedicure, e il trattamento, come dicevo prima, di base, le varie depilazioni e sulla laser, che è già molto più specifico. E questo sì, è per cui è un trattamento che si fa con molta attenzione, e anche qui poi suggerendo, avendo in mano la cliente, dal semplice manicure si fa una valutazione cutanea, si fa una valutazione, si va avanti, si porta il benessere dovunque, perché questo, torno a sottolineare questo aspetto fondamentale,
e mi auguro che... Io verrò sicuro a trovarti, Maria, grazie mille, sei stata gentilissima, è stato davvero bello parlare con te. Devo dire anche per me molto carino. Grazie, grazie davvero e ci vediamo presto allora. A voi, arrivederci, grazie. Di ciao, e noi sentiamo più tardi, sempre in diretta. E vi aspettiamo ovviamente anche a Castel di Lama, sì, Softly. Vi aspetto dal mio centro, arrivederci.